Rebio 2012, siamo con Galileo Zaninotto della Galileo Società Agricola, benvenuto. Inquadriamo geograficamente la vostra azienda, dove vi trovate? Siamo a Treviso, sul Piave, precisamente nel cuore della produzione del Prosecco DOC, un'azienda agricola che era di mio padre. Quando nasce l'azienda? L'azienda ha una storia lunga, mio padre, mio nonno e mio bisnonno anche, solo che come vinificazione ho cominciato io nell'86, perché prima l'uva veniva portata in cantina sociale. Perché e quando avete fatto la scelta biologica? Bah, è stata una scelta neanche tanto difficile, nel senso che da quando ho cominciato io a trattare i vigneti, finito i trattamenti, la sera avevo mal di testa. Allora ho cominciato a calare i quantitativi e le varietà di principi attivi usati, ancora dell'87, per cui nel 92, quando è uscita la normativa biologica, non è stato molto difficile passare a biologico, proprio È perché stato un avevo passaggio praticamente naturale, diciamo. abbastanza naturale, sì. E, per quanto riguarda il successo crescente dei vini biologici, qual è il motivo del successo del bio in questo momento, secondo lei? Beh, secondo me la gente sta pensando che il consumismo è finito, bisogna pensare un po' alla salute e questo è un Quindi, se motivo. volessimo definirlo con pochi aggettivi, quali sono gli aggettivi che descrivono meglio il bio? Il vino bio? Il vino, come tutti i prodotti agricoli biologici, si possono definire più naturali, senza l'uso di sostanze chimiche di sintesi e quindi con produzioni più scarse quantitativamente, però più naturali e senz'altro meno nocive, se non più benefiche. Allora, presentiamo i vini che avete portato qui al Berebio 2012. Un prosecco. Abbiamo un prosecco sfumante, è un extra dry con 12 mg litro di zuccheri residui, è un vino fresco, fruttato, giovane, piacevole, va bene da aperitivo, ma tanti lo usano anche a tutto pasto, con pesce, con qualche carne bianca, è un vino che piace. Sì, assolutamente un vino molto floreale anche al bouquet. L'altra scelta qual è stata? L'altra scelta è lo Chardonnay, che è un vino più importante, anche questo si adatta, non da aperitivo, però a tavola si adatta benissimo con i pesci già un po' più grassi, un po' più importanti, un po' più pieni e così anche con gli ottimi primi, insomma. Allora, non ci resta che augurare ai nostri ascoltatori di assaggiare questi splendidi vini della Galileo Società Agricola e ringraziamo Galileo Zaninotto. Grazie a voi. Grazie.